Noi Singoli in Cucina presenta podcast Sopravvivere ai fornelli. In questo appuntamento, Smoothie Maker, cos'è e come funziona? Benvenuti nel podcast di Noi Singoli in Cucina. Io sono Federico Grilli e in questo appuntamento parleremo di Smoothie Maker, cos'è e come funziona. Lo Smoothie Maker non è altro che un piccolo frullatore in grado di frullare direttamente nel bicchiere che poi possiamo portare con noi in palestra o al lavoro. Da diversi anni questo gadget sta piacendo sempre di più e la sua arma vincente, oltre alle misure contenute, è il suo design. Ci sono versioni per tutti i gusti e per tutte le tasche, dai semplici in plastica a quelli in acciaio spazzolato. Avere un frullatore in cucina si rivela sempre utile anche se non tutti abbiamo bisogno di un apparecchio ingombrante che occupi spazio sul nostro piano di lavoro. Ecco perché, per molti single, la scelta migliore è proprio uno smoothie maker, perché non occupa spazio ed è perfetto anche per preparare ottimi cocktail. Per gli amanti della palestra è ideale per preparare bibite energetiche o miscelare quelle in polvere con acqua e ghiaccio. Per quelli dediti allo stile di vita sano, è indispensabile per i diversi programmi detox, facili da preparare. La sua praticità sta nel fatto che, dopo aver frullato, basta svitare le lame e chiudere il bicchiere con il suo tappo ermetico per portarlo via. Ecco perché in palestra ne vedo così tanti. Con uno smoothie maker possiamo anche preparare frullati tradizionali, quindi in piccolo abbiamo tutto quello che ci serve. La praticità, come sempre, è una buona chiave di valutazione. Se amiamo preparare lo smoothie ogni giorno, quello che ci serve è un apparecchio che sappia svolgere bene il suo lavoro e che sia facile da pulire in poco tempo. Deve anche essere in grado di frullare senza troppi grumi e non deve incastrarsi con la verdura fibrosa. Uno smoothie maker è perfetto per chi non ha grosse pretese in questo senso. Sono compatti, maneggevoli e facili da usare. In pochi istanti possiamo preparare qualsiasi tipo di smoothie. A differenza dei frullatori, non possono lavorare cibi caldi o bollenti, non tritano finemente e non sono in grado di preparare salse e composti lisci e vellutati. Mi sono già occupato di frullatori parlandovene nel podcast Come scegliere il miglior frullatore, dove ho distinto le tre principali categorie con i pro e i contro di ognuna. Quindi, se è lo smoothies che ci interessa preparare, acquistiamo un frullatore adatto allo scopo. Cos'è uno smoothie? È una bevanda fredda a base di frutta e ghiaccio. Non è un frullato, perché non contiene latte né yogurt. Non è neanche un frappè, perché non contiene gelato nelle sue ricette. Lo smoothie è generalmente preparato con frutta o verdura, spesso ghiacciato, poca acqua e tanto ghiaccio. In alternativa all'acqua, che rappresenta la parte liquida necessaria a frullare la frutta, si possono usare anche dei succhi di frutta e diversi tipi di latte vegetale, mandorle, riso, soia, avena. Per ricette particolari viene anche usato un cucchiaio di yogurt da diluire nella parte liquida. Uno smoothie completo dal punto di vista nutrizionale deve contenere carboidrati, proteine, grassi e minerali. Quindi, oltre alla frutta e verdura, possiamo aggiungere latte vegetale, mandorla, riso, soia, frutta secca, mandorle, noci, pistacchi e spezie o erbe aromatiche come curcuma, menta, zenzero, basilico. Smoothie Maker, come funziona? La prima regola da tenere sempre a mente è che hanno bisogno di liquido per poter svolgere il loro compito. Il mio consiglio è quello di rispettare le proporzioni, metà liquido e metà ingredienti. Mai riempire il bicchiere fino all'orlo, lasciamo sempre spazio. In genere sul bicchiere sono segnate delle tacche che servono proprio a riempirlo in maniera corretta. In questo modo il motore potrà lavorare senza sforzi con il massimo risultato. Una volta riempito il bicchiere, chiudiamo con il tappo con le lame, avvitiamolo bene e inseriamolo capovolto nel corpo motore. Le modalità per azionare il motore possono essere di due tipi, o a pressione o a rotazione con aggancio del bicchiere. È raro trovare pulsanti di accensione simili ai frullatori classici, ma potrebbero anche esserci prodotti con questo sistema.
Frulliamo non più di 2 o 3 minuti perché il motore, per essere inserito in apparecchi così piccoli, si può surriscaldare se usato troppo a lungo. In genere questo tipo di motori hanno potenze basse e non vanno mai sforzati oltremodo. Leggiamo sempre i consigli di uso sul libretto di istruzione del produttore. Smoothie Maker, quale scegliere? La cosa che mi piace di questi Smoothie Maker è che prepari la tua bevanda direttamente nel contenitore che ti porterai via, senza sporcare altri bicchieri. Basta solo svitare il tappo con le lame e agganciare il tappo con la chiusura ermetica. Molti di questi prodotti sono dotati di 2 contenitori e di 2 tappi oltre alle lame. Altri hanno un solo contenitore, il che rappresenta uno svantaggio in termini di praticità. Valutiamo anche la capienza dei contenitori in base alle nostre esigenze. In questo modo possiamo anche prepararli in anticipo e conservarli in frigorifero. Particolare attenzione al tipo di motore. I modelli economici non hanno la forza di tritare il ghiaccio e la frutta a pezzi. Questo significa dover rinunciare a molte ricette. I modelli meno economici sono quelli più prestanti e durevoli nel tempo. Non hanno problemi a tritare il ghiaccio. Per finire, scegliamo quelli che hanno gli accessori lavabili in lavastoviglie e con le lame facilmente staccabili per una migliore pulizia. I bicchieri realizzati in Tritan sono i migliori in commercio. Assicuriamoci che le plastiche usate non siano pericolose per la nostra salute. Smoothie Maker, quanto spendere? Quando hai capito di che tipo di frullatore hai bisogno, non devi fare altro che combinare insieme tutte le informazioni che hai ascoltato fino a questo momento per fare la tua scelta. In commercio ci sono molti modelli, dai più basici ai più evoluti. Calcolando che stiamo parlando in maniera specifica di Smoothie Maker, direi di escludere i super accessoriati. Ci sono ottime scelte già a partire da 25 euro, mentre per un buon rapporto qualità-prezzo la fascia da considerare è quella compresa fra i 30 e i 50 euro. Valutiamo anche la garanzia, importante su questi piccoli prodotti perché potrebbe tornarci utile. Smoothie Maker, dove nasce? Lo smoothie nasce come bevanda rinfrescante negli anni 30 sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Successivamente, con l'avvento dei frigoriferi e dei frullatori, si diffonde rapidamente con grande successo. La sua ricetta compare la prima volta negli anni 40 quando una famosa marca di elettrodomestici la inserisce all'interno delle istruzioni di un frullatore. Il termine smooth veniva comunemente usato per indicare qualsiasi composto preparato con un frullatore. Negli anni questa bevanda ha avuto modo di distinguersi dalle altre, creando un vero e proprio business con gli Smoothies Bar, luoghi dove la stessa è stata declinata anche in ricette ricche di cioccolato e panna montata. Concludiamo qui il nostro podcast. In questo appuntamento abbiamo parlato di Smoothie Maker, cos'è e come si usa. Potete trovare altri consigli utili sul sito www.noisingolincucina.it. Io sono Federico Grilli e vi do appuntamento al prossimo podcast. Vi consiglio di tenere sotto controllo la pagina di Noi Singoli in Cucina per ascoltare i nuovi podcast che verranno aggiunti. Noi Singoli in Cucina ha presentato Podcast Sopravvivere ai fornelli. Iscriviti al canale per ascoltare altri podcast. Visita il sito www.noisingolincucina.it.